quella di oggi sta di fatto che insomma l'Avellino esce a mani vuote dal Partenio Lombardi. Sì, purtroppo il gol preso così dopo 6 minuti in quel modo credo che ci abbia penalizzati oltremodo, perché poi siamo andati un attimino in bambola e la Viterbese è stata poi brava a costruire poi il raddoppio. E abbiamo cercato di reagire, il primo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di riaprirla, e anche il secondo tempo abbiamo fatto di tutto tra angoli, punizioni, occasioni, traverse, parate del portiere. Non siamo riusciti ad aprirla, a fare il gol che avrebbe potuto darci quella scintilla, quella spinta per cercare poi di trovare il pareggio, e quindi come hai detto tu sicuramente una sconfitta inaspettata, perché mi aspettavo sicuramente un approccio comunque diverso, forse le scorie della sconfitta di Cerignola per come è arrivata si siano fatte sentire, merito anche della Viterbese che ha controbattuto palla su palla concedendoci pochi spazi e soprattutto costruendo la vittoria in quei due episodi di inizio gara. Ecco mister, le chiedo al di là dei risultati, perché è facile giudicare sui risultati, Potenza Crotone, poi Cerignola e Viterbese hanno notato o registrato un'involuzione della squadra sotto altri aspetti, al di là poi delle sconfitte? Ti ripeto, sono due sconfitte diverse, perché col Cerignola comunque eravamo in partita, eravamo andati in vantaggio, e poi due situazioni che naturalmente si fa fatica a poter governare dal di fuori, ci hanno fatto perdere una gara che comunque stavamo conducendo. Oggi, dove naturalmente c'era la voglia e la determinazione per cercare comunque di ripartire, abbiamo preso subito gol dopo 6 minuti, quello credo che abbia forse appesantito ancora di più la testa, ci abbia fatto perdere lucidità e quindi abbiamo permesso poi la Viterbese di andarci a far male per la seconda volta. Dopo è normale che sul 2-0 dopo 10 minuti è diventato tutto molto più difficile. Ci abbiamo provato in tutti i modi, però non siamo riusciti, ripeto, a trovare quel gol, quella scintilla che ci avrebbe permesso comunque di tentare, almeno fino all'ultimo, di pareggiare. Ecco, mister, è chiaro che lei fa delle scelte quotidianamente e settimanalmente. Le chiedo se dopo queste due sconfitte è arrivato forse un momento di una scelta un po' più decisa, mi riferisco al modulo, agli uomini. È chiaro se questa può essere una partita, un periodo di riflessione anche in questo senso. Ma le riflessioni ci sono sempre tutti i giorni, ma anche quando si vince, mica per forza quando le cose vanno male uno deve pensare a rivoluzioni o a cambiamenti. Stiamo sicuramente cercando di recuperare degli uomini che stanno fuori, qualcuno l'abbiamo perso, qualcuno, ripeto, in settimana ha avuto dei problemi e quindi si è allenato in maniera non continua. Quindi tutte queste situazioni penso che un po' le stiamo pagando sotto l'aspetto proprio delle prestazioni individuali, che poi naturalmente si vanno a riflettere poi sulla prestazione generale della partita. Però io come allenatore naturalmente sono sempre molto attento a cercare di capire come posso naturalmente aiutare i miei giocatori a fare le prestazioni, a rendere e soprattutto a fare i risultati. Ecco mister, sui due ballottaggi che noi alla vigilia avevamo un po' immaginato, Auriletto Benedetti e Maisto Matera. Sì, vabbè, Matera era stato fermo tutta la settimana scorsa, si è allenato giovedì con noi, quindi giovedì e venerdì ha fatto due allenamenti con noi, quindi credo che era giusto far giocare Maisto dall'inizio. Anche perché, ripeto, il ragazzo in allenamento mi fa vedere sempre delle ottime cose e quindi da questo punto di vista non ho avuto il minimo dubbio. Ripeto, Antonio era rientrato avendo solo due allenamenti delle gambe, quindi me lo sono conservato un po' per il secondo tempo, nella speranza che il risultato fosse diverso e ci potesse dare quella sostanza per poter portare poi a casa il risultato. Vabbè, Simone per me è un titolare, perché comunque è un giocatore che faccio fatica a tenere fuori quando naturalmente gioca qualcun altro, è sempre stato un ragazzo di grandissimo rendimento e quindi anche nell'alternanza, perché Benedetti, ripeto, ha fatto 3 partite consecutive, viene da un periodo che non aveva giocato molto, quindi anche
per non far perdere lucidità ai ragazzi, naturalmente devo cercare anche di gestirli, soprattutto chi è arrivato, ripeto, a gennaio, che naturalmente deve piano piano cercare di trovare una condizione ottimale. L'ultimissima nella contestazione generale, oggi ci sono stati cori anche per lei, non so se li ha sentiti. No. Sono concentrato sulla partita. Grazie mille a mister Massimo Rastelli.